Buongiorno a tutti, sono qui per presentarvi Google Hangout, questo bellissimo servizio gratuito a nostra disposizione che ci consente di fare delle videochiamate ed è stupido non utilizzarlo. Per utilizzare Google Hangout bisogna andare, intanto io ho cercato di mettere insieme un po' di videate, bisogna andare innanzitutto bisogna essere iscritti a Google Plus. C'è una procedura per, io do per scontato che comunque già lo sapete, bisogna iscriversi a Google Plus, questa condizione è fondamentale e bisogna, meglio sarebbe se avete un'email con Gmail. Ecco, io per esempio ho questa email con Gmail, vedete qui che sono gli utenti. Diciamo i miei amici, vedete che hanno una telecamerina qui vicino. Ecco, quando c'è questa telecamerina, vuol dire che potete entrare direttamente da qui per l'hangout, cioè molto più veloce. Se la telecamerina è verde, vuol dire che in questo momento questa persona è collegata. Ma comunque andiamo con ordine. Andate sul motore di ricerca e scaricate prima di tutto il plugin di Google Hangout. Digitate plugin Hangout, per esempio, vi compare questa prima voce dove c'è scritto guida chat, cliccate sopra. Ecco, troverete questa pagina dove al primo punto c'è scritto scarica, cliccate sopra, scarica plugin. Questo è fondamentale. Questa è una delle prime operazioni dopo esservi registrati a Google Plus. Queste sono le due posizioni basilari. Cosa occorre? Occorre una webcam possibilmente HD, se volete una cosa fatta bene, perché una webcam normale, non è che vada molto bene, ve lo dico subito, al limite possono andare bene quelle dei computer, degli ultimi computer che sono già HD. Comunque sarebbe meglio disporre di una webcam esterna, un microfono esterno fondamentale, comunque sarebbe meglio avere un microfono esterno, non quello del computer, e soprattutto andare in cuffia perché il rientro degli altoparlanti è tipicamente uno degli effetti che crea maggior disturbo. In questi hangout, in queste conferenze, praticamente il bello della cosa è che possono partecipare più persone, un massimo di 9 persone, 10 compreso voi che l'organizzate. E si possono trattare ovviamente tanti argomenti. Adesso vi faccio vedere un esempio di come può venire con più utenti. Questa è una. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Simona Panseri, direttore comunicazione di Google in Italia e abbiamo qui i nostri ospiti per l'hangout di oggi che tratterà dei temi di privacy e di sicurezza. Ecco, questo è un esempio per cui vedete le potenzialità notevoli di questo sistema. Se sceglie l'argomento si può dibattere con persone che sono anch'esse registrate. Meglio sarebbe anche avere un canale su YouTube, ma comunque questo non è fondamentale. È importante, ma non è fondamentale. Si può utilizzare questo sistema anche sul telefonino in maniera molto più limitata. Da telefonino non si può organizzare un hangout, ma si può essere parte attiva, si può partecipare ad un hangout e volendo si può appunto scaricare il plugin e poter utilizzare anche questo sistema su telefonino. Certo, anche qui condizione fondamentale è disporre di una buona linea. Potrei aggiungere tante cose, ma non voglio dilungarmi troppo. Per il momento spero di avervi incuriosito e mi auguro di potervi avere come ospite nei prossimi Hangout che organizzeremo. Un saluto da Busto Web TV.